esercito di rive per il flow, guarda un po'. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Un pallone di Cristiano. La mia banda. Mamma mia, questo tornado! Questo portiere, ovviamente un ruolo crudele, si rimane sempre soli e delle volte finisce malissimo, come in questa circostanza. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Cristiano Ronaldo lascia sul posto il difensore. Hanno spezzato bene la trama. C'è il fischio dell'arbitro, sì, sul, punizione per la Juve. Alessandro. Cristiano Ronaldo. Porco, non è possibile che prendano tutti questi portieri del cazzo. Mbappé. Andiamo da Matteo Barzagli. Siete tutti quanto resta ancora da giocare. 7 minuti, Pier, questa è la distanza che separa le due squadre dal novantesimo. Ottimo lavoro, Matteo, come sempre. Grazie. Occasione d'oro. Palla che termina oltre la linea di fondo. 4-0. C'è stanchezza nelle gambe della squadra, ma ora non c'è tempo per passare. Devono vincere questo match, devono farlo per il proprio pubblico. Stadio una bolgia, infernale, potrebbe essere il momento della svolta. Manca solo il fischio finale. Mamma mia, non si può prendere sempre. La promozione, bella bella. Un vantaggio rassicurante. E poi vi ricordo che bastava anche soltanto un pareggio. Non hanno voluto correre rischi. Complimenti a loro per essere scesi in campo con la giusta determinazione e cattiveria. Pavard. Pogba. Scosbanca. Vai Leroy. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Siamo uno spazio invitanti. La difesa rientra, svanisce l'inerzia nel contropiede. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene. Gioco fermo per il fallo di Matuidi. Vediamo se ma ogni Naldo è fortissimo. C'è il cartellino per Matuidi. Naldo, il difensore. Ma va all'86. Pavà. Però è fortissimo. Pogba. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Tra le capoliste. Arriva il fischio dell'arbitro. Mamma mia. Never give up, Speedy. Never give up. Come l'Alex. Never give up. Gucci Shivenci. O come l'Alex. Never mind. Perché inizia con never? Ehi, non è noto, Dio, sai. Sta capo è merda. Segnane, no? Segnane. Vado a imparare tutte le skill. Frate mio, io nel FIFA 17 mi sono messo un giorno nell'arena, le ho imparate tutte. Sì, ho fatto l'altro giorno io. Qualcuno me la ricordo ancora. Infatti l'altro giorno, ieri l'ho barrettato un paio di volte adesso. Ma devi imparare solo quelle che capisci che sono una bestia. Quelle inutili non servono. Così era permeato. Ma tipo il Bolase e Flick, quelle là esistono ancora. Io sai che Tornado so Veroni. Tornado secondo me è lo Blasi Flick. Me lo sento. Amici sportivi appassionati di calcio alla Ciadra Centura si parte. Un saluto a Piero Gibardo e Stefano Nava. Speriamo che sia davvero un bel incontro, Pier. Sempre Juve. Vediamo la formazione di partenza della Juve. 4-3-3, il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida con due attaccanti di movimento. Arbitro che fischia il fallo. Cristiano Ronaldo porta palla. Attento nel recupero Bonucci. Possibilità per la ripartenza. Attenzione strano, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Sì. E non ha sbagliato. Passa a condurre. E i tifosi ovviamente sono in estasi. Questo gol cambia sicuramente la partita. Gli avversari ora saranno costretti a scoprirsi per cercare il pari. Cazzo. Intervento del portiere che non è riuscito a evitare il gol nonostante il tocco. Aveva intuito la situazione. Ma sai quanto gol per lei? C'è pure fisico. Stesso in rete. Risultato che vede ora in vantaggio la Juve, gara che potrebbe adesso essere in discesa per i bianconeri. No, hanno messo a confronto. Ha il pallone che pura ora subito. Attenzione! Cristiano Ronaldo. Romando. Che cambia la storia della partita. Bravo. Sono in parità. Romando. Vedremo come reagirà la situazione avversaria, se accuserà il colpo o se
getterà subito in avanti per trovare il nuovo vantaggio. Cristiano Romambo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol del Cronos. Prova ad aprire la scatola dell'avversario. Pallone che è uscito, sarà la rimessa per la Juve. Come si fa a non amare gente così? Douglas Costa. Cioè, tu pensi a loro e ti viene da ridere. Pressing del difensore. Appunto, quello è il problema. È una cosa bella. Sami che dire. Allora non è musica, è merda, però tu la usi per questo. Intercettando la traiettoria del passaggio. Mbappé verticale su Dybala. Dybala interviene proprio all'ultimo e salva. Vabbè, ma sì, 40 di rivisci. Bonucci. Dai, Yang pedofilo. Che dirà? Bernardeschi. Yang pedofilo. Mica pedofilo, Yang, signorino. Dai, Yang. João Cancelo. Paolo Dybala. Ah, Yang, sì. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Mamma, non mi chiamare, porco. Sto giocando. Pallone profondo per Cristiano Ronaldo. Taglia al centro. Ma è tipo sta morendo di sanguare. Cristiano. Hai visto che risponde? Si ripartirà dunque col calcio di punizione per la Juve. Che dire? Ma non capisci mai che dire. Manco a terza. Attenzione al pressing. Sto smarcando con un dito. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Io le manelle le tocco sempre, le tocco qualche sulla spalla. La decisione mi tocca vicino. La giocata profonda per Cristiano Ronaldo. C'è l'imboccata per Cristiano. Intervento decisivo del difensore che ha fermato l'attaccante e ha riconquistato il pallone. Solo che recuperato senza problemi qui. Da solo non so come sono stato. No, dai, portiamo a casa. Sbaglia il tocco che dira. Ti regalo un usignolo, io non so cantare. No, ma fa culo a me. Ronaldo. No, dai, non essere così cattivo con te stesso. Sì, Ronaldo, Dybala. Ma ce l'hai anche tu, bro. È vero, andiamo. CR7. Gran pallone di Cristiano. C'è pure che lì, però. Arriva il fischio, rigore per la Juve. Ma che si fa? Con questa era dunque rigore, il calcio di rigore, una grande opportunità per loro per passare in battaglia. Il difensore è entrato fuori tempo. Non ha avuto dubbi. Rigore. Ma è pazzo. Perfetto. Ha segnato pure.